Dottore Sant'Ambrogio, cos'è la fibrosi cistica? La fibrosi cistica è una malattia congenita che viene diagnosticata subito alla nascita. È una carenza di alcuni enzimi che vengono prodotti dal pancreas e che causa dei danni a vari organi, soprattutto il polmone e soprattutto anche il fegato. Spesso non è possibile far sopravvivere questi pazienti se non attraverso un trapianto di polmone che gli permette di ritornare ad avere una vita normale. Tornare ad una vita normale si può quindi grazie al trapianto polmonare diventato negli anni un'opzione terapeutica sempre più perseguita per i pazienti affetti da fibrosi cistica, anche se la disparità tra soggetti in lista e soggetti trapiantati è sempre preoccupante, soprattutto nella nostra regione, a causa anche di una cultura della donazione che stenta a far presa. Ci sono 500 pazienti in lista circa in Italia, ma solo 100-150 all'anno riescono a ottenere il trapianto. La nostra regione diciamo che è purtroppo ha un alto tasso di dinieghi alla donazione dell'organo nelle terapie intensive e quindi un basso numero di donazioni che riusciamo a fare. Particolarmente difficile invertire la tendenza, si tratta anche di situazioni culturali. Una delle cose sarebbe quella di esprimere l'assenso al momento del rinnovo della carta d'identità. Per analizzare il problema e proiettarsi verso nuove prospettive, il Centro regionale per la fibrosi cistica ha chiamato a raccolta a Catanzaro i più importanti trapiantologi italiani. La ricerca, gli studi fanno ben sperare per il futuro? Molto, sicuramente. Abbiamo due o tre grandi ricercatori che hanno portato moltissimo alla conoscenza della malattia e quindi allo sviluppo anche di una farmacologia che possa aiutare questi ragazzi. Rossella Galati per l'ACNews 24.